paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, niente, solo la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Grazie, grazie. Pieni anni 70, che sarà Festival di Sanremo? Cos'è Feliciano insieme ai Ricchi e Poveri? Noi mandiamo un bacio a Franco Gatti, sicuro che gli arriverà. Continuiamo a parlare degli anni 70, lo facciamo con un protagonista assoluto che ha vinto tutto e su tutto, continua a vincere un premio, oltre alla sua voce che è strepitosa. Il premio della simpatia, perché lui è il ragazzo di allora. Paolo Mengoli, grazie. Grazie. Ma che piacere averti qui. Sono io che sono felice e contento di essere qua con te. Dopo tanto tempo che non ci si dopo vedeva, ci siamo ci ritrovati vedevamo. Uguali, quindi non c'è problema. Basta dire. Cioè, ma basta guardarci nello specchio. Muovè. Allora, questo ragazzo ha vinto tutto, è andato al Festival di Sanremo, non sappiamo più neanche quante volte, vincitore di un'edizione del Cantagiro, i disco per l'estate erano tutti quanti suoi, bolognese puro sangue tra lui e il tortellino, non si sa chi sia più bolognese doc. Beh, secondo me... Io vengo da una famiglia che facevano, si alzavano la mattina alle 5 per fare 20 uova di tortellini, quindi li ho visti nascere proprio l'ombelico di Venere. Allora, tanta gavetta, perché questo contraddistingue sempre le persone speciali. Poco fa, durante la pubblicità, stavamo ricordando un amico impossibile da dimenticare, Bibi Ballandi. Sì. Un grandissimo signore e un uomo che veniva da una famiglia che... con quelle balere, con quelle feste, con quella, sì, con quel modo di fare musica, era diventata grande. Beh, cominciò il papà, Iso. Iso, che aveva queste orchestre. E io sono stato il primo cantante di Bibi Ballandi nel 1968, quando io vinsi Castrocaro Termini. Lui insieme a mio papà mi accompagnarono a Castrocaro e quella sera ho avuto la fortuna di vincere. Beh, sei stato anche il più bravo. Ma magari, non lo so, ho avuto la fortuna di vincere, per me che ci vuole sempre una grande dose di fortuna e da lì è partita la mia carriera e Bibi è stato colui che mi ha portato avanti per 6 o 7 anni, poi sai, le cose cambiano nel senso che arrivano altri cantanti. Ma è rimasto l'amico di sempre. Mi è rimasto sempre amico, tanto più che ho fatto tante volte la trasmissione dell'ultimo dell'anno, esatto, l'anno che verrà, esatto, e guarda caso è di uno dei cantanti migliori degli anni 70. Adesso arriviamo anche all'anno che verrà. Allora, il grande adorato Mino Reitano scrive per te, perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice, che i tuoi pensieri fossero i miei, e invece no. Paolo Mengoli è una forza della natura, lo conosciamo tutti, però sì, meraviglioso. Era il 69, disco per l'estate e Cantagiro lo stesso anno. E senti Paolo, quegli anni erano piazze piene, erano per un ragazzo come te che voleva e che ce l'aveva fatta e voleva farcela e c'era riuscito, era anche vedere occhi negli occhi quel pubblico, sentire la tua voce quando andavi in giro per strada, quando c'erano i jukebox che cantavano ed eri tu a cantare. Insomma, era un clima bello. Molto focoso, molto
Cioè, il Cantagiro poi in particolar modo, tu viaggiavi su queste macchine scoperte e andavi attraverso... E come il Giro d'Italia, con ali di gente di qua e di là. Che, solo che ogni tanto ci partiva anche qualche pomodoro o qualche uovo sodo. Quindi così, io, proprio? Io ho schivato un uovo sodo, perché poi c'erano i contestatori, era il 69, c'era la contestazione. Certo, arrivavano dei pomodorini, però io mi sono accorto che era sodo perché le macchine andavano a 20 all'ora, 10-15 all'ora, perché la gente voleva toccarti, erano tutte macchine... Spider, quelle aperte. E ho fatto così, è caduto per terra, ho capito che era sodo, se mi prendeva qui ero rovinato. Ecco, perché un uovo sodo pesa, vi diamo questa notizia. Ma va bene, allora, nel Festival di Sanremo, tanti Festival di Sanremo ha fatto Paolo Mengoli, la prima edizione, la tua prima edizione del 70, tu correggimi. Sì, 1970. Scrive per te Toto Cutugno. Beh, difatti era, sì, era il 1970 e l'ho detto anche con Toto, e Toto mi ha fatto una dedica bellissima anche su una sua fotografia. E lo vediamo. Ho lanciato due autori allora che non avevano fatto delle grandi manifestazioni. Avevo scritto qualche canzone, ma non erano arrivati alla grande manifestazione, che sono Toto Cutugno e Cristiano Minellono, che poi tutti e due hanno vinto come autore dei testi Sanremo con I ricchi e poveri, con Albano. E Toto ha vinto Sanremo portando in giro l'italiano. Ero in coppia con i ragazzi delle Vie Klug. Ah, però. Che erano il gruppo di Celentano, che quell'anno cantava Chi non lavora non fa l'amore, sì. E che nel gruppo dei ragazzi del Vie Klug c'era il grande e mitico Pinuccio Pirazzoli. Il maestro Pirazzoli, che invitiamo e stra-invitiamo quando vorrà venirci a trovare. Allora, sentite un po' questa canzone che dice... Non pensavo a niente io prima che arrivassi tu. Io pensavo solo a divertirmi, niente più. Poi mi sono svegliato, che miracolo per me. Innamoratissimo di te. Troppe volte mi sono chiesto come mai sarà la ragazza giusta, se la incontro e se mi va. Sì, tu sei diversa, e per averti che farei? Quella stella in cielo strapperei. Mi piaci da morire, resta sempre come sei. Per tutto l'oro al mondo sai che non ti cambierei. No, scusate, è una meraviglia. Mi piaci da morire, per è mezzogiorno e mezza. Che mi vuoi? Anzi, abbiamo già superato l'orario. A quest'ora lui canta così, perché canta. Un conto è che dice vi facciamo sentire la canzone. Lui ci canta sopra con una voce che è quella di sempre. Questo è Paolo Mengoli, che anche proprio è una bomba di simpatia. Questo era il Cantagiro. Questo era il Cantagiro. Allora, torno a ripetere, quel tempo, al netto delle uova sode, al netto dei pomodori, era un tempo nuovo, no? Era un tempo dove voi scatenavate una nuova voglia per i più giovani e anche i meno giovani, insomma, di cantare, di ballare. Era questo. Guarda, gli anni 70 fino al 73, 74 sono stati un po'. Sono corsi sulla scia degli anni 60, con questa voglia di fare belle canzoni, Baglioni, Battisti, soprattutto, guarda. E poi c'è risato, però quegli anni lì ci si divertiva, si cantava perché le canzoni erano orecchiabili, le canti ancora oggi fra, diciamo, Battisti e Baglioni, tu puoi immaginare, sono canzoni che hanno fatto la storia, e non so se le canzoni di oggi fra 25-30 anni o 40 quello sarà il punto, no? Poi c'è stato il momento di contestazione anche nel 75-76, che c'è stato il sopravvento, chiamiamolo così, puramente giusto, dei cantautori impegnati, e quindi hanno portato fino al 78-79 un certo anche discorso, chiamiamolo, politico. Però ci poteva anche stare, perché vedi, allora c'era spazio un po' per tutti, perché se canta Baglioni Questo piccolo grande amore, o Battisti Una donna per amico e Penso a te, Acqua azzurra, che non so, queste canzoni che hanno fatto la storia, però c'era anche spazio per i Venditti, De Gregori, i personaggi che hanno fatto la storia in un'altra maniera. Insomma, la musica
No, guardate questo ragazzo. Sto evitando, no, al netto della giacca, che è molto singolare, no? È la moda degli anni 70, ne abbiamo appena parlato. Sì. Voglio dire, è un po' alla Beatles questa. Alla Beatles c'era la fila, signori, fuori per Paolo Mengoli. C'era la fila, sì. Sono informatissima sull'argomento. Allora, 1971, un disco per l'estate, ora ridi con me. Lo dicevamo, canzone scritta da Mino Reitano. Come si piazza questo ragazzo? Ci sono 60 finalisti, dodicesimo, quindi vuol dire... Sono arrivato nei 12 finalisti di San Vincent. I ragazzi come noi, Festival di Sanremo, 1971, e quell'anno c'è un genio sul palco di Sanremo che porta una canzone che riporta esattamente pulita una data di nascita. 4 marzo 1943, qui entriamo in un capitolo della vita di Paolo Mengoli molto particolare. Lucio Dalla, il grande, infinito Lucio Dalla, voleva un bene matto, era tuo amico. Noi guardavamo le partite allo stadio assieme, si giocava a pallone anche assieme, con Morandi anche chiaramente. Certo. È stato capito tardi Lucio Dalla, perché ai tempi di puff boom, bisogna saper perdere, non lo capivano, ma lui ha avuto la forza di andare avanti per la sua strada senza mai guardarsi indietro se qualcuno gli diceva qualche cosa. Ed è stato, a mio avviso, la persona che ha cambiato anche la musica dal 33 giri, come Profondo il mare, in su. Certo. È stato tutto un susseguirsi di grandi successi. Però quell'anno a Sanremo, che si presentò con questo cappellino un po' alla siciliana... No, è un cappellino alla Bohemian, pettore, sai, quelli che avevano il birciolino sopra, come si chiama? Sì, quel birolino sopra. Birolino, con questa barba. Così. Però cantò una canzone alla quale censurarono anche il testo, certo, in alcune frasi, però lui andò avanti lo stesso così e ci siamo visti, pensa, Sanremo era alla fine all'inizio di febbraio e dopo la domenica dopo eravamo allo stadio assieme a vedere la partita. Io quell'anno non andai in finale a Sanremo, quindi, però lui appena arrivò allo stadio, sabato sera era in finale a Sanremo e la domenica era allo stadio a vedere il Bologna alle 2:30 del pomeriggio. Quando arrivò dentro lo stadio ci fu un boato, però allora, c'è un aneddoto ancora molto più bello, se mi permetti se lo posso raccontare. Certo, lo devi raccontare, ci stavo arrivando. Io ero inviato per Mezzogiorno in Famiglia, il programma di Michele Guardì, con Amadeus alla conduzione a Sanremo, ed era a Sanremo, era il 12 febbraio del 2012, e io ero lì che avevo il passo all'area dappertutto, e allora vado dentro all'Ariston e sento una voce che mi dice: oh, ieri sera abbiamo vinto 2-0, perché il Bologna aveva giocato la sera prima, il venerdì, con l'Inter, e abbiamo vinto con 2 gol di Divaio. Allora mi sono girato e ho detto: oh Lucio, beh, lì ho avuto un attimo, abbiamo parlato di calcio, però subito mi è venuto in mente dire: senti, io sto facendo il collegamento con Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2, ma perché non vieni a scambiare due chiacchiere? Perché lui quell'anno lì aveva come produzione Pier Davide Carone e lo diresse. Sì, sì, me lo ricordo. Allora lui mi guardò così e disse: no Paolo, no. Vieni, c'è venuto anche Gianni a Mezzogiorno, c'è anche Morandi. Gianni, sì, anche Morandi, dico, quindi facciamo assieme, casomai. Sì. Fa: no, perché se vengo io tolgo l'attenzione a Pier Davide Carone, è lui che dovrebbe venire. Dico: allora fai venire lui. E mi dice: chiedimi qualsiasi cosa, però non questa. Vabbè, ho avuto un attimo di 2 secondi, dico: senti, ma tu una canzone non me l'hai mai scritta? Guarda, allora io c'ho un pezzo lì che conosco, la tua vocalità, la tua estensione. Adesso parto per una tournée europea, quando torno ci incontriamo, ti chiamo e la proviamo. Poi da quel 12 di febbraio ci siamo visti il 26 febbraio ancora allo stadio a vedere Bologna-Udinese. Eravamo vicini, io ero sotto di lui, il sedile sopra c'era Morandi, Carboni era di fianco, Mingardi era di fianco, era un gruppettino che stava lì. Insomma... Bologna va sotto di un gol, poi ne prende un secondo nel secondo tempo, poi Bologna fa 2-1, poi a 10 minuti della fine l'Udinese fa il terzo gol.
Lucio si alza e dice: ma non si può mai, ma non si può mai godere qua in questo stadio, ma com'è? Allora io che stavo per andare via, allora l'ho bloccato e ho detto: Lucio, ma noi dobbiamo vederci la prossima volta quando torni. Fa, sì sì, non mi sono mica dimenticato, non preoccuparti che quando torno ti chiamo. Non è tornato. E non è arrivata la telefonata e io il primo di marzo, quando è successo il fatto, ero su Rai 2 a fare l'Italia sul 2 con Milo Infante e Lorena Bianchetti, e mi arriva una telefonata da Roma e mi dicono: ma è successa una cosa, è vera Paolo? Allora io dico: provo a sentire in giro se è vera, e provo a chiamare Gianni Morandi ed è sempre occupato, tanto avanti per mezz'ora, sempre occupato. Allora da lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Finalmente riesco a parlarci, ma non dico neanche pronto io, perché appena lui mi risponde mi dice: sì, è vero, è successo. E lì è stato un momento, a mio avviso, tremendo, perché è andata via un pezzo di vita, non solo musicale, ma anche di vita, di divertimento, di gioco, vita. Cioè, come dice Morandi, ipotesi, se passi per Bologna pensi sempre che lui spunta da qualche angolo, poi tu la conosci Bologna. Sì. Da un portico salta fuori, cioè, sembra di vederlo lì, capito? Senti Paolo, sì. Prima di tutto grazie. Perché ogni volta che noi ricordiamo un dolore, ricordiamo l'esatto momento in cui ci si è fratturato il cuore, no? Quando si perde qualcuno di così... Frantumato proprio, guarda. Sì, di così grande e di così importante. Allora, io ti chiedo in punta di piedi... Sai che adesso sono emozionato, non so mica se ce la faccio. Ma io sono sicura che tu ce la faccia, di cantarcela quella 4 sì. marzo. La facciamo. 1943 con il maestro Guido Morgavi. Noi siamo qua maestro. Per voi, là il microfono. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua però sapeva amare. E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fin dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò la ninna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo. Gesù bambino. Grazie maestro Morgavi, grazie Paolo Mengoli. Grazie. Lucio Dalla. Grazie.
Grazie Paolo, grazie, veramente grazie. Grazie. Vedi che ce la fai, anche con le lacrime negli occhi. Sì, c'è l'occhio un po' lucido. Ma ce la fai, grazie Paolo, grazie, grazie immensamente. Questo grande regalo, visto che stiamo parlando degli anni 70, ma quanto è bello poi girare intorno e andare oltre, ma ritorno sui miei passi, nel senso che di anni 70 dobbiamo parlare molto oltre gli anni 70. Paolo Mengoli nel 70 rappresenta l'Italia in Giappone al World Popular Song Festival. Gli viene assegnato il premio della critica, stessa cosa in Bulgaria, i suoi tantissimi concerti in Australia. Nel 1990 a Venezia riceve il Leone d'Oro, sesta edizione della musica leggera. Al Teatro Goldoni. Tu hai proprio una carriera... Non avevo un buon ufficio stampa. No, ma dai, ma smettila. Ma non c'era Facebook, non c'era internet che si potesse... Allora non si poteva, cioè... Sei qui in tutti i sensi. Paul e Pola. Paul e Pola, cosa volete? Quei Paoli che cambiano la storia. Allora, nel 2020, voi direte, ma non dovevamo parlare degli anni 70. Nel 2020 Paolo Mengoli riceve il riconoscimento Giovanni Paolo II per la sua attività di cantautore e l'impegno sociale. Nel sociale. C'è stato un grande legame tra te e il Santo Padre. Sì, ho avuto modo di vederlo due volte. La prima quando venne a Bologna e io seppi che lui sarebbe passato per andare in aeroporto, nella curva dell'aeroporto dove le macchine rallentano. E sarebbe passato lì intorno alle 5 del pomeriggio. Allora io alle 2:30, 3 andai su quella curva, e chiaramente era recintata, e quando passò la macchina di sua santità, io da santità, santità, così lui praticamente si è fermato e ha girato la testa e con questi occhi mi ha fulminato, ma con un sorriso sulle labbra, e devo dire che lì ho avuto i brividi giù per la schiena. Però quello che mi ha emozionato di più è stato l'incontro in prima persona, proprio quando con la Nazionale Cantanti andammo, fummo ricevuti in udienza privata e il cerimoniale era sempre tutto non dovete state attenti, preciso, non dovete guardarlo, gli porge la mano, non toccate. Io che invece non so star fermo. Mamma, tu non sai star fermo? Se ne sono accorti anche in regia che non sa stare fermo. È peggio di me Mengoli, salta su, scende giù. Va quando bene? Fu il mio momento, mi avvicinai e aveva la testa giù così e gli dissi santità. E lui fece, questo è il più bel giorno, è il più bel regalo della mia vita che mi sia stato fatto. Lui mi ha guardato così e ancora nei suoi occhi ho sentito il brivido giù per la schiena. Paolo Mengoli è questo. Allora, nel 2020, Paolo Mengoli, che noi ringraziamo immensamente per essere grazie stato a voi. Noi. No, grazie a voi. Ha scritto con Luigi Mosello un brano decisamente contro la violenza sulle donne, e sapete quanto è importante che contro la violenza sulle donne si muovano gli uomini, quanto è importante che siano gli uomini a parlare, perché questo veramente ci aiuterà. Non sono uomini quelli che si comportano così. Io ho tre cani a casa, c'è un pastore tedesco, un maremmano e un border collie. Sono più umani che un uomo che si comporta in questa maniera come si stanno comportando loro. Sono delle, cioè loro sono un disonore per le bestie, questo, solo questo dico, perché è inammissibile che per un fatto che sta per finire una persona possa perdere la testa e commettere questi atti indegni che commettono questi uomini. Noi salutiamo Paolo Mengoli, salutiamo tutti voi. Ha una voi storia questa canzone però, facendovi... che è stata suggerita da una donna, da una ragazza, che dopo il mio concerto è venuta con degli amici a trovarmi e sentendoti cantare queste canzoni d'amore, io che sto tentando di uscire da questo tunnel della violenza nei miei confronti, dei vessamenti, delle percosse, avrei ancora voglia di innamorarmi. Se trovassi la persona giusta vorrei... Questo è un grande segnale per una donna e secondo me è anche un grande senso di quanto una donna sia capace di amare più di un uomo. E allora io gli ho detto, ma guarda che gli uomini non sono tutti uguali. Per farlo lui mi deve sapere aspettare,
Guarda che puoi trovarlo. Io spero di incontrarla, questa ragazza, di nuovo, per sapere se c'è riuscita. Noi lanciamo questo appello. Se questa ragazza oggi sta, o qualcuno che la conosca, sta seguendo la nostra trasmissione, questo Io voglio stare con te, con il quale Paolo Mengoli, con il maestro Morgavi, ci saluta, è dedicata. E chissà che non riusciamo a ritrovarla. Grazie a tutti di essere stati con noi. Questa è stata un'ora solare molto speciale. Paolo Mengoli. Grazie a voi. Io voglio stare con te. Prego, maestro. Grazie, grazie a voi anche a casa. Non voglio starti vicino troppo. Hai ancora tanta paura di una voce anche di amare ancora. Se vuoi parlare, sai che ci sono, puoi farlo quando lo vuoi. Devi sapere che non siamo tutti uguali. Apri le porte a questo nuovo amore, dammi la chiave, la terrò dentro il cuore.